Buongiorno abitanti della Terra, sono Francesca e quest'oggi sono veramente euforica perché abbiamo un unboxing di due cofanetti bellissimi, solo che volevo aspettare che tutti e due arrivassero a casa, ma sono una povera illusa e quindi è già arrivato il primo e lo aprirò oggi e poi quando arriverà il secondo filmerò anche quello, l'attaccherò e vedrete la Francesca del futuro che spacchetta anche il secondo cofanetto. Oggi abbiamo questo che adesso vedrete cosa. Allora, ah, oh, mi stavo quasi per pugnalare. Si vede che non sono una vera influencer. It's open. C'è anche il segnalibro di Bug the Body, ed eccolo. No, oddio, 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 oddio. Adesso lo apro per bene. E niente, è aperto adesso. Vediamoli singolarmente. Questo è il primo. Bello, 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 bello. Sa di... Oddio, sa... Sentilo. Vediamo se abbiamo la stessa... I Esatto! Gli amici cucciolotti! cucciolotti! Sa di amici cucciolotti! Che cazzo! Veramente bellissimo. Questa ovviamente è la serie di Daughter of Smoke and Bone, in italiano La Chimera di Praga, che è un urban fantasy molto originale e molto bello. L'autrice è la stessa del Sognatore, della duologia che io ho adorato, quindi il primo comunque questo l'avevo letto in italiano e mi era piaciuto tanto, quindi immagino che anche gli altri mi piaceranno tanto, cioè spero. Io questa serie l'avevo iniziata in italiano col primo, mi era piaciuto tanto, solo che ovviamente l'avevano interrotta. Poi avevano ripubblicato gli altri in italiano, però non avevo mai continuato e queste copertine mi sembrano l'occasione giusta per riprovarci. E adesso vi lascio alla Francesca del futuro con il secondo unboxing. Eccoci, 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 finalmente il giorno è arrivato. E apriamo anche questo. Stavolta proverò a non causare a me stessa una morte prematura. In il parchetto spaccio cocaina. Allora, mi sono ricordata intanto che i veri YouTuber, quando aprono prima, fanno vedere il contenuto della scatola a chi sta guardando il video, capito? Infatti non sono una vera YouTuber. Però, quindi adesso non ci guardo. E ve lo faccio vedere, si vede. Si vede, sì, si vede. Ah! Wow. Wow, guys. Wow. Sono le nuove copertine delle Cronache Lunari, una delle mie serie preferite. Porca me. Ed eccolo in tutto il suo splendore, spacchettato. Attenzione ragazzi, sotto ad ogni copertina ci sono altre illustrazioni che mostrerò, ma che ritraggono scene dei libri. Quindi se non volete spoiler dei singoli libri, saltate le parti dove mostro le copertine. Grazie dell'attenzione emoticon sorridente. Cinder. Ok. Cinder. E qua sotto c'è l'altra fanart. Questo sa... Dammi e indovino. Sa un po' di legno è andata male. Questo è Scarlet. E sotto è Scarlet Wolf. E ci sono anche... C'è anche un Q&A con l'autrice. Reader's Guide, bonus short story. Beh, c'è. Qua c'è Mi fa piacere. Cress Winter, che è bellissimo. Sotto così. Poi abbiamo Startup Pop. Sotto, oh, spoilerino. Spoilerino, che è una collezione di storie che io non ho mai letto. Che fake fan delle Cronache Lunari, veramente. Ho letto solo quello che è uscito in italiano. E quindi non ho mai neanche letto Fairiest, che è il prequel sulla nostra regina Levana. E sotto abbiamo questo. Le Cronache Lunari sono una delle mie serie preferite in assoluto nel mondo. Per molto tempo l'ho considerata la mia serie preferita. Però è da molto che non la leggo. E quindi ho visto queste copertine e ho detto, beh,
così lo rileggo in inglese e finalmente leggerò questi due libri che non ho mai letto e potrò dire di aver letto tutte le Cronache Lunari, che sono una serie di fantascienza dove in ogni libro seguiamo una protagonista, le cui storie si intrecceranno, e ogni protagonista è una rivisitazione di una favola, quindi abbiamo nel primo Cinder che è Cenerentola, poi Scarlet che è Cappuccetto Rosso, Cresc che è Raperonzolo e Winter che è Biancaneve. Veramente, veramente bello. Veramente, veramente bello. Quindi questo è tutto il bottino. Bellissimi. Bellissimi, non vedo l'ora di leggerli e di rileggerli in alcuni casi. Però prometto che basta acquisti compulsivi. A meno che... No. Sì. No. Sì.